cittadini prima di tutto chiedono un costante rapporto con il governo, che non si può avere solo attraverso un commissario. Quindi il nostro primo impegno è stare tra di loro seriamente, parlare con loro costantemente, non solo con i sindaci che sono e restano il primo baluardo dello Stato su questo territorio, ma anche con un rapporto umano continuo con loro. Queste persone prima di tutto chiedono di comprendere la loro sofferenza, che è una sofferenza che non si è per niente attenuata e che è ricordata continuamente dalle macerie. Noi a breve nomineremo il nuovo commissario a questa emergenza, alla ricostruzione soprattutto, e sarà una persona che porterà avanti in continuità quello che è stato fatto bene, ma in discontinuità. Anche su questo stiamo lavorando. Per quanto riguarda la sostituzione all'11 settembre del commissario, su quello lavoreremo. Il nostro obiettivo come governo è cercare di mettere insieme le buone pratiche di ogni emergenza che c'è stata negli ultimi decenni e fare in modo da creare una struttura coordinata che consenta a quelle buone pratiche di essere applicate ovunque, fermo restando che ogni terremoto ha una sua storia, ha un suo territorio, un suo modello da applicare. C'è già un nome? Ci stiamo lavorando, c'è una rosa di nomi. Gli uomini e le donne della protezione civile facciano sempre un ottimo lavoro, qualora siano consigliati bene, indirizzati bene da un governo che ha buona fede e voglia di fare. Non si possono scaricare le colpe sulla protezione civile e poi prendersi i meriti come politica quando la protezione civile lavora bene. Io penso invece che ci sia bisogno oggi di una legge ordinaria che dia in mano a sindaci, a commissari, gli strumenti straordinari per ogni tipo di emergenza legate al sisma. Non possiamo pensare di fare norme straordinarie per ogni sisma che si verifica o per ogni calamità naturale che si verifica. Quindi il nostro obiettivo è creare una legge quadro entro cui ci sono già tutti gli strumenti straordinari che servono per far avanzare una ricostruzione come questa. I cittadini, l'unica cosa che mi hanno detto tutti è stata: combatti la burocrazia. Anche le norme emergenziali, se fatte sempre in emergenza, alla fine vanno migliorate continuamente, ma lo dico senza accusare nessuno, perché ci cadremo anche noi nel fare norme che poi una volta applicate le dovremo correggere ancora. Allora sono gli strumenti straordinari da istituire una volta per tutte e col Presidente Conte e con tutto il Consiglio dei Ministri siamo d'accordo all'idea di creare strumenti straordinari nell'ambito di una legge ordinaria. Si fa una volta e per tutte. Noi dobbiamo creare lo strumento ordinario per dare gli strumenti straordinari, così che tutti sappiano che cosa hanno a disposizione e evitiamo pure i ricorsi al TAR, i consigli di Stato, le corti costituzionali, che hanno tutta la legittimità di agire, ma sempre perché facciamo norme su norme. Lo so che è una grande sfida e ve l'avranno detto tutti, ve lo dico anch'io e spero di tornare qui l'anno prossimo con molto di più fatto rispetto all'ultimo anno.